È il primo comune dell'entroterra che ha firmato il protocollo d'intesa per l'impiego e i lavori socialmente utili dei rifugiati ospitati in varie strutture. Dopo Fano e Pesaro, anche a Saltare, migranti potranno iniziare le loro attività di volontariato dopo un breve corso di formazione. Le associazioni coinvolte hanno sottoscritto oggi il documento insieme al prefetto Luigi Pizzi, al vicario della questura Lucio Pennella, ai sindacati e al sindaco di Saltara Claudio Guccioni. Uno stimolo da parte della prefettura. Cioè trovare il modo che queste persone, questi migranti, da noi sono anche molto giovani tra l'altro, che sono attualmente ospiti nelle strutture della provincia, svolgano anche attività di volontariato che serve, io penso molto anche per loro, entrare un po' nel meccanismo anche del mondo del volontariato, dell'utilità per gli altri. Serve ovviamente anche alla cittadinanza, alla comunità, perché svolgeranno attività di volontariato ovviamente per cose di pubblico interesse, verde leggero, pulizie, eccetera. Questo è chiaro, non attività dove occorre una forte specializzazione che non c'hanno. Auspichiamo che a questi protocolli ne seguano altri, ha detto il prefetto Luigi Pizzi, che spera che questi atti vengano poi rispettati e attivati. Ci deve essere un impegno serio e costante, ha precisato, da parte di tutti i soggetti firmatari del documento. Beh, è un ulteriore passo avanti in quella politica dell'integrazione fondata sul coinvolgimento del maggior numero possibile dei migranti nelle attività di carattere sociale a beneficio della collettività locale, per le finalità che abbiamo più volte esternato, cioè quello di consentire ai migranti di poter essere occupati e quindi di poter avere anche una, oltre che l'occupazione del loro tempo, ma anche un ruolo nella nostra società, e l'altro è quello, la finalità di consentire il superamento di eventuali diffidenze o problemi di integrazione che, per la verità, devo dire che in questo momento non sussistono. A collaborare con il comune di Saltara anche l'Auser di Fossombrone, che insieme alla cooperativa Labirinto coordinerà le attività dei rifugiati. L'Auser di Fossombrone, che opera un po' su tutta la zona, non solo di Fossombrone ma anche Serrungherina, Saltara, Montemaggiore, Sant'Ippolito, Montefelcino e anche Isola, coordinerà proprio a livello di Saltara questa iniziativa. Abbiamo dato l'adesione prima a livello provinciale e poi a livello locale e siamo pronti e disponibili per iniziare questa attività.